tutti, mi chiamo Giuliana Scotto e ho insegnato, sono stata docente a contratto qui all'Università di Foscari lo scorso anno nel Dipartimento di Filosofia. E il mio collega invece è l'articolo del professor Mosco, che invece poi ci guiderà sul ponte. Quindi prima vi illustrerò io brevemente alcuni aspetti che sottostanno il ponte di Calatrava, in particolare una concezione dello spazio che vuole avere un contenuto abbastanza innovativo, come adesso vi illustrerò. E poi appunto vedremo un pochino in atto quanto cercherò di descrivervi qui. Dunque, partiamo dalla rotonda, che non ha nulla a che fare con il ponte di Calatrava, la famosa rotonda di Palladio, che è una delle grandi opere del Rinascimento italiano maturo. Perché partiamo da questa opera? Perché questa è ispirata a una concezione tradizionale dello spazio, concepito come uno spazio che si realizza mediante moduli di tipo geometrico, il quadrato, il cerchio, si fonda su una concezione per cui vi è una sorta di osmosi fra la natura che ha un suo linguaggio razionale e il linguaggio dell'uomo che lo riproduce. Se voi vedete, ecco, questa è la pianta della rotonda, vedete che è strutturata su un quadrato all'interno del quale è iscritto un cerchio e vedete che corrisponde a una concezione molto, molto razionale, molto ordinata dello spazio. Ecco, questo è un tipo di concezione che nel Rinascimento, dove l'uomo era posto al centro dell'universo, aveva un grandissimo significato concreto, anche perché si aveva la fiducia anche nella razionalità della ragione. Nel nostro tempo, che invece è un tempo molto più fosco, molto più buio, abbiamo una concezione dello spazio che in qualche modo corrisponde a questa perdita di fiducia nella razionalità della natura in cui siamo immersi. Per cui il nostro spazio, il tempo che rielabora il concetto di spazio è in grado di produrre oggetti come questo. Questo è una clinica, si trova a Los Angeles, è stata progettata da un architetto insomma, di gran moda, forse lo conoscete, si chiama Frank O'Gary, è quello che ha anche realizzato il famoso museo a Bilbao, insomma varie opere, che sono caratterizzate, come ne vediamo, per una distorsione dello spazio, per una rinuncia, almeno dal punto di vista della modalità con cui l'opera architettonica ci si mostra, sembra che ci sia una vera e propria rinuncia a qualunque razionalità. Noi notiamo in questa struttura quello che ci colpisce è il fatto che essa sia deformata e che sia percorsa, pervasa da pieghe, è tutta quanta ripiegata, è tutta storta, sembra che stia per crollare. E quindi è una struttura, rispetto a quella di Palladio che abbiamo visto prima, solida, statica, razionale, è una struttura fondamentalmente dinamica. Questo carattere piegato di molta architettura contemporanea si ispira a un libro di un filosofo francese morto suicida nel 1995, che si chiamava Gilles Deleuze, e che ha scritto questo libro che si chiamava La piega, e che è in realtà uno studio sul barocco, perché il barocco, noi ce l'abbiamo un pochino presente come tipo di arte, è un'arte in cui la piega viene rappresentata, è presente insomma in moltissime raffigurazioni, sia dal punto di vista architettonico che pittorico che scultoreo. Ecco, questo era Gilles Deleuze, l'autore di questo libro. Ecco, questo è un busto di Bernini che raffigura il Re Sole ed è un busto appunto tipico del barocco. Ma il libro di Deleuze, che ha così profondamente ispirato l'architettura contemporanea, in realtà non è semplicemente una riproposizione di qualche cosa che in fondo già si era presentato diversi secoli prima. In fondo noi già nel barocco avevamo avuto questo dispiegamento, questo piegare la forma, questo mostrare tessiture, tessuti, tutti quanti avvolti. Notate per esempio ecco, le pieghe dei capelli, le pieghe di questo tipo di colletto,
questo concetto di piega è proprio fondato su un ripensamento dello spazio che già era stato diciamo, riformulato all'epoca del barocco. Infatti questo testo di Deleuze è uno studio sul barocco e sulla figura di Leibniz, il grande filosofo e matematico che si era occupato, che aveva inventato il calcolo differenziale. Il calcolo differenziale, come forse ricorderete dagli studi di scuola di matematica, è quel tipo di calcolo che cerca di dare una formulazione matematica precisa di forme che però non hanno angoli. Per esempio, noi siamo abituati, è facile calcolare l'area del quadrato, l'area del rettangolo, però quando abbiamo delle forme invece con delle curve, noi non riusciamo a calcolarla, a calcolare l'area oppure la curvatura del profilo di una certa figura, se non per un'approssimazione infinitesima. Ecco, questa infinitesima approssimazione è a fondamento dell'idea di Deleuze, della sua concezione dello spazio, che ha così profondamente influenzato l'architettura contemporanea e anche, per molti versi, anche l'opera di Calatrava. In che senso questa concezione infinitesima dello spazio può essere, come dire, preponderante rispetto alla formulazione precedente della teoria dello spazio? Allora, noi qui abbiamo diversi modelli di rete. Vedete, il primo ha una forma centralizzata. Vedete, c'è un punto di radiazione e ci sono delle linee che giungono a punti periferici, vedete? E però c'è come una logica ancora, è un pochino, diciamo, questo modello spaziale è un pochino ancora vicino a quello che avevamo visto della pianta della rotonda di Palladio. Avete notato, c'era un centro da cui si irraggiavano delle figure con una certa regolarità, quindi con una certa solidità, con una corrispondenza fra le parti. In questo tipo di modello, invece, abbiamo vari punti, c'è una decentralizzazione di punti, e, però come voi vedete, quindi un modello molto più disordinato rispetto al primo, però come voi vedete queste linee arrivano a dei centri che a loro volta si irraggiano, ma non c'è una continuità fra questi vari punti. Questo modello anche è un modello a rete, dove i punti sono tutti quanti collegati, però come voi vedete tutti questi punti sembrano come essere i punti di arrivo di qualche cosa, sembrano essere i punti di arrivo di questa distanza, della distanza tra un punto e l'altro, che invece è tratteggiata con una linea molto molto più sottile. Ecco, questo tipo di modelli di spazio in realtà sono abbandonati da questo modello, diciamo così, di ispirazione barocca, leibniziana, proposto da Deleuze, ripreso da un'altra critica dei contemporanei. Perché? In che senso? Perché in questo modello di spazio noi in realtà possiamo misurare con una certa esattezza la distanza fra un punto e l'altro punto. Sembra quasi che sono importanti i punti e non il passaggio da un punto all'altro. Invece, adesso vi vorrei fare vedere, scusate, questo è un pochino il volume storto. Invece, vedete, queste sono delle linee disegnate dall'artista Paul Klee. Qui abbiamo delle linee continue. Questa linea qui sopra è identica a queste qui, soltanto che non ha questa linea intrecciata. Il concetto di spazio che è spiegato, diciamo, in questo libro che si chiama La piega, è ispirato a una concezione assolutamente continua dello spazio. Vedete, non c'è un punto nodale più rilevante, non c'è neanche la possibilità esattamente di trovare una distanza tra un punto all'altro, perché in base alle teorie del calcolo infinitesimale, in realtà noi possiamo soltanto approssimarci da un punto all'altro. Quindi c'è un concetto di spazio continuo. E non solo, in questa prima linea, che è un pochino tagliata, questa cosa forse si vede più chiaramente.
Ma invece la seconda linea, secondo Deleuze, vuole raffigurare, cioè vuole rappresentare il fatto che in realtà non si dà mai nello spazio una sola linea, ma le linee sono sempre tutte quante avviluppate assieme alle altre. Il concetto che adesso vi spiego meglio. E nel terzo caso invece viene presa questa raffigurazione per spiegare come al dispiegamento di questa parte della linea corrisponde un ripiegamento qui sotto. Quindi come qualunque dispiegamento comporta con sé sotto un sviluppo, un avviluppamento. Questa concezione dello spazio, quindi in continuità, è diciamo, fondata sull'idea che lo spazio in cui noi siamo immersi non sia uno spazio razionale, non sia uno spazio misurabile se non per convenzione, sia, per esempio, io posso delimitare, posso toccare il limite di questo tavolo, e posso dire ma il tavolo arriva da qui a qui, ma se io lo vado a misurare precisamente, in realtà nessuna misurazione sarà mai uguale all'altra e in realtà io non riuscirò mai a stabilire un confine fisico fra questo bordo del tavolo che è di legno duro che io tocco e l'aria più rarefatta che invece lo avvolge. Se io voglio cercare di stabilire un confine, in realtà fisicamente ho l'apparenza, i sensi mi fanno percepire che qui qualche cosa finisce, ma in realtà i miei sensi sono molto molto rozzi e se io invece vado a scandagliare questo limite in maniera via via più sottile, vedo che io questo limite lo perdo. E questo noi come lo vediamo? Lo vediamo, ci aiuta a illustrarcelo questo video, un attimo lo devo far partire e non so, ecco. Questo video, vi dico che cos'è, forse lo conoscete, è una rappresentazione figurativa di un concetto, vale a dire quello della geometria frattale. I frattali sono stati dei modelli matematici elaborati da un matematico che si chiamava Mandelbrot, un matematico di origine polacca morto recentissimamente nel 2010, che ha provato a descrivere con una formula matematica alcune regolarità che si presentano nella natura. Noi abbiamo in natura alcune regolarità, come per esempio, come poi vi illustrerò adesso nell'immagine seguente, vediamo un po' se riesco a far bella andare avanti, ecco. Per esempio questa felce, noi vediamo delle regolarità, vedete com'è fatta la foglia? La foglia è fatta da uno stelo al quale sono attaccate tante foglioline e ogni fogliolina a sua volta è formata da uno stelo al quale sono attaccate tante foglioline. Quindi noi abbiamo in natura, questo non è che un piccolo esempio, ma in natura abbiamo un'infinità di esempi in cui, soprattutto nel mondo vegetale, in cui noi abbiamo la riproduzione di una stessa forma all'infinito. Il frattale, il modello della geometria frattale di Mandelbrot, illustra, cerca di dare una formulazione matematica di questo tipo di modello e adesso ve lo vorrei proiettare. Ecco, come, scusate, prima di mandare avanti la proiezione, con un pochino veloce, vorrei farvi vedere questo. Allora, noi vediamo qui una forma nera e vediamo qui un bordo tutto come frastagliato. Mandelbrot ha applicato questa sua teoria anche, per esempio, al modo in cui sono frastagliate le coste. Noi sembriamo, cioè abbiamo la sensazione di cogliere una differenza, di cogliere un confine tra, per esempio, questa linea e la parte nera, così come abbiamo la sensazione di cogliere un confine tra il bordo del tavolo e l'aria più rarefatta. Ma in realtà, se andiamo ad indagare, a scandagliare, anche in maniera molto molto precisa, questo confine, ci troviamo che questo confine non giunge mai. L'audio non parte, ma non fa niente. Ecco, spero che sia abbastanza chiaro. Vedete, in questo bordo frastagliato, noi abbiamo riprodotte, così come nel caso della felce, abbiamo riprodotte all'infinito queste cavità nere. Va bene, si preoccupa. Vedete, abbiamo
quanto rigido vogliamo, cioè questo limite c'è. Secondo, vedete, queste sono altre figure che però sono ispirate sempre allo stesso principio. Noi abbiamo l'impressione di cogliere un limite tra la parte chiara e la parte scura, ma se andiamo a scandagliare con i nostri sensi, con la vista, in realtà non siamo in grado di stabilire esattamente dove sia, perché ci approssimiamo sempre all'infinito, percorriamo una linea che è appunto questa concezione continua dello spazio, che però non ci consente di fare questo salto in questa dimensione che pure c'è, che pure noi vogliamo. Questo modo di intendere, per esempio, Deleuze, appunto in questo libro in cui approfondisce la problematica della piega, lo individua proprio, cioè considera che è proprio questa la modalità con cui addirittura si passa dalla materia all'anima. Se noi vogliamo vedere nel nostro corpo dov'è il punto in cui finisce il corpo, la materialità del nostro corpo, inizia l'anima, noi non riusciamo a scandagliarlo, non riusciamo a staccare il pezzetto, no? Non riusciamo a dire dov'è il confine, perché secondo Deleuze c'è una linea continua che lega, che è una forma di, come dire, di rarefazione portata via all'infinito, che consente il passaggio dalla materia all'anima e dall'anima alla materia. Ecco, quindi questa, la felce, appunto, esprime questo modello. Vedete, qui abbiamo una radice di zenzero, perché in realtà la radice di zenzero, che è un rizoma, è questo oggetto che magari mangeremo stasera, è un esempio, veramente rappresenta un modello spaziale, cioè un modello di spazio completamente avviluppato, in cui noi non troviamo un centro. Questo forse lo vogliamo anche in questa immagine. Ecco, vedete, qui non c'è un centro da cui si irraggiano i rami, come per esempio in un albero, no? Dove c'è un tronco e poi i rami diventano, si protendono verso l'alto e diventano via via più fini, con un senso, dirigendosi verso la luce o verso maggiore aria. Qui non c'è questo senso. Possiamo soltanto tracciare delle linee, soltanto tracciare a seconda di come questa radice ha potuto crescere, nel senso che magari qui si è trovato un impedimento e qui non è riuscita a svilupparsi. Ecco, questo concetto di linea, ecco, vedete, qui si vede, si coglie meglio il sviluppo. Secondo Deleuze e secondo gli architetti che si ispirano a questo tipo di spazio, lo spazio è qualcosa di avviluppato e ciò che si può fare, noi stessi siamo, e tutta la nostra esistenza, siamo immersi in qualche cosa che è continuamente avviluppato e che si dispiega continuamente, e questo è il nostro ponte, dove noi appunto vogliamo trovare la via, vediamo alcune linee stabilite, particolarmente sottolineata, e quindi queste linee sono appunto questi modi del dispiegamento, del darsi dispiegato dello spazio. Per questi architetti che si ispirano a questo filosofo francese, non esiste tanto la materia bruta, cioè esiste la materialità bruta, come appunto un rizoma, l'abbiamo visto, anche piuttosto bruttino a vedersi, no? Però esiste anche la forza che dispiega la materia. Ecco, la linea di questo ponte si ispira a questo tipo di concetto, come si vede anche molto bene, vedete che grande leggerezza, assomiglia un pochino anche alla linea del disegno di Paolo Klee, un pochino come andamento. Ecco, e questo ponte che poi ci illustrerà meglio l'architetto, appunto, è ispirato a questa linea, che pure ha ispirato quest'altra opera di Calatrava, che si trova, è la stazione del treno alta velocità a Reggio Emilia. Come vedete, anche qui si trova questa linea ondulata in questa concezione dello spazio. Vedete, questo è anche l'ingresso di questa stazione, insomma, molto, forse anche retorica, però ecco, diciamo che tutto questo bisogno di piegare, di spiegare, vedete, no? Come si segue questa linea, questo dispiegamento, che verrà anche un impiegamento sul retro.
un'ultima cosa, voi forse avete notato che lo noteremo meglio quando saremo in loco, perché questa fotografia non lo fa vedere, è una fotografia che è presa notturna, quindi non lo fa vedere adeguatamente. Questa linea che si trova al di sotto della parte del ponte conquistabile, ecco, questa linea che si trova al di sotto assomiglia effettivamente un pochino a una spina di pesce, forse ci avete fatto caso. Questo tema del pesce anche è un tema che si ritrova molto spesso nell'architettura di Calatrava, ma si ritrova anche nella filosofia di Deleuze. Come nella filosofia di Deleuze, vedete, vi faccio vedere, ecco, questa è la cosiddetta vela di Calatrava, questa è un'opera che purtroppo è rimasta incompiuta, che si trova a Roma, quasi lungo l'autostrada Roma-Napoli, purtroppo è rimasta incompiuta, avrebbe dovuto essere costruita per i mondiali di nuoto. È rimasta questa vela che sembra, vedete, una pinna, la pinna di un pesce cane che si muove nell'acqua. Quindi questo tema del pesce ricorre, io vi ho portato pochissime opere in realtà da far vedere. Ecco, questa è un'altra opera di Calatrava, il cosiddetto Ponte Samuel Beckett a Dublino. Vedete che assomiglia, sì, o a un pesce enorme che apre le proprie fauci, o a un uccello preistorico. Come la spina del pesce sotto il ponte di Calatrava, pure quella sembra appunto una spina di tantissimo tempo fa, no? Anche questa in fondo ci dà l'idea di farci risalire a un'epoca in cui l'uomo forse ancora non c'era sulla Terra, no? Qualcosa di archetipico, di molto molto lontano il tempo. Perché il pesce? In realtà il pesce è un archetipo anche molto vicino a noi in quanto immersi nella cristianità, no? Per esempio il pesce, questo è una lapide che ha sia degli elementi pagani, della dedica agli dei mani, dis manus, ma anche il riferimento, questo è scritto in greco antico, vuol dire ictus zonton, vuol dire pesce dei viventi, sarebbe, vuol dire salvatore, perché Gesù era concepito, forse lo saprete, era raffigurato come pesce, con una specie di simbolo segreto, e quindi il pesce è sicuramente un archetipo molto molto antico, ma perché riprenderlo? E come può essere letto alla luce della filosofia di Deleuze? Proprio grazie a questo concetto di continuità. Se lo spazio è un tutto continuo, se c'è una linea continua che passa dalla materia all'anima, è anche vero che c'è una linea continua che passa, anche se questo ovviamente può essere difficile da dimostrare, no? È una teoria molto molto forte, ma si può pensare a una linea continua che passa dall'organico all'inorganico. E il primo organismo vivente da cui si sviluppa tutto è il pesce. Noi tutti quanti siamo stati in qualche modo, tutti gli esseri viventi sono stati pesci. Quindi questo tema del pesce è come un rimando a questa specie di archetipo che in qualche modo ci tocca tutti quanti come viventi. Ecco, questo è un altro ponte, sempre realizzato da Calatrava, si trova in Canada, e come vedete sembra un pochino anche questo evocare, sembra che siamo, no, nella balena di Pinocchio, almeno mi fa questa impressione, non so a voi, ma insomma sembra di ospitarci no? In un viaggio nel tempo. Ecco, vorrei concludere, questo è il simbolo dell'Ordine dei Cavalieri di Calatrava. L'Ordine dei Cavalieri di Calatrava è un pochino come l'Ordine dei Cavalieri di Malta, è un ordine medievale, e noi lo ritroveremo appunto sul corrimano del ponte, un dettaglio che insomma, probabilmente ci tende a sfuggirci. Con questo il nostro tempo è scaduto. Grazie. Derivata ultima di tante ragioni che chiaramente possono essere prese e considerate a seconda dei punti di vista. Sebbene poi la forma è sempre qualcosa che banda in se stesso, ma è banda anche come tendenzialmente matrice retorica
ovvero ha le sue metafore, no? Metafora porta attraverso, ha le sue allusioni, funziona per rimandi. Rimandi possono essere o diretti o indiretti, e che chiaramente coinvolgono tutti i linguaggi dell'uomo, evidente, anche la chimica. Ci sono state epoche più metaforiche, epoche meno metaforiche. Si dovrebbe quasi fare una storia dell'architettura su questo punto. Ed è chiaro, e concordo perfettamente con quanto ha detto Giulia, che siamo di fronte a un'architettura metaforica. Attenzione, è una metafora che non è tanto una metafora, è un'analogia, è simile al pesce, ma non è totalmente un pesce, perché se no sarebbe una stupida opera pop, no? E là è il punto che si trova. Allora, vorrei partire dalla fine del mio discorso, e poi andiamo a quanto più. Giuliana vede questo punto in definitiva secondo un pensiero teoretico, e poi quello sostanzialmente ermeneutico dei costruttivista della filosofia francese, in cui le cose non hanno un valore ideale di loro stesse, ma lo costruiscono questo valore, che è una grande illusione che nasceva né più né meno che parte dalla filosofia, dall'assunto di Nietzsche che non esistono verità, esistono solo interpretazioni. Allora cosa deve fare un creatore di forme della modernità? Cavalcare la tigre, fare queste forme che in definitiva rimangono diventate da loro stessi per creare la capacità di cavalcare. E questo, in questo Calatrava è stato molto bravo, ma non è a mio avviso partito una lesta, ma è partito una cosa forse molto più tecnica, l'architetto nasce come architetto, poi ha avuto la fortuna di andare a fare PhD all'EPH di Zurigo, forse la migliore scuola di ingegneria e architettura, Bauhaus, no? Istruzione, che ancora esiste, la scuola di sempre. Là fa questo PhD sulla mobilità delle strutture, che chiaramente era un paradosso, strutture sono statiche, no? Non sono chiaro. E lui ha lavorato su questo paradosso, ovvero sul concetto che una mobilità possa diventare statica. Per cui mettendosi a cerniera tra quei mondi che noi tendenzialmente teniamo staccati, da là nasce quella capacità di saper raccontare qualcos'altro da sé, una grande capacità metaforica e analogica. La rivoluzione nella statica operata da Calatrava, che però poi alla fine deriva dalla sua matrice spagnola, cioè lui prende moltissimo dal modernismo catalano alla Gaudí. Gaudí nessuno, tutti lo considerano un architetto molto, come dire, espressionista, non è vero, Gaudí è un ingegnere, cioè lui rivede in definitiva tutta la grande scuola gotica e gli dà un tocco di romanico e un po' di surrealismo, fa uno strano cocktail, che però in definitiva ha una matrice statica fortissima, mentre tutti gli altri artisti erano proprio dei decoratori. Gaudí no, lui si considerava un ingegnere. E su questa matrice qua Calatrava inizia a ragionare, operando una vera e propria rivoluzione della progettazione statica. Perché? Perché la progettazione statica fino a Calatrava parlo di un personaggio che io non amo particolarmente, ma rispetto. Era basata su un assioma che è perfettamente racchiuso in un libro, nel titolo di un libro di Pierluigi Nervi, che si chiama Costruire correttamente. Cosa vuol dire? Che lo schema statico, il materiale e il gusto della forma avrebbe portato la società a una oggettiva soluzione a cui il grande designer di ponti avrebbe dovuto donare null'altro che grazia. Voi sapete che i ponti mediamente ancora adesso vengono progettati per verifica, si fa uno schema, un disegno, poi si viene verificato e si mette a punto il congegno. Per cui, come dire, nasce da un'opzione di forma, non nasce dalla tecnica,
che però con una tecnica ce l'ha in mente, sa lo schema statico che vuole, sa il materiale che vuole utilizzare e questa combinazione. Quest'idea, che poi è stata l'idea svizzera, italiana e tedesca, tre grandi scuole di torti, è stata valida fino a Carrà. A un certo punto è stato il primo non corretto. Cioè, nell'epoca della grande liberalizzazione economica, politica, dei linguaggi, Carrà ha fatto questa liberalizzazione nell'ingegneria. Per cui lui ha iniziato a ragionare su una serie di schemi statici che erano non corretti, non particolarmente, anche ridondanti. Questa impostazione qua poi l'ho portato sempre più a ragionare come un designer degli scheletri, per intenderci. E chiaramente l'impostazione del designer degli scheletri dove l'ho portato? L'ho portato alla logica. Quando Calatrava è diventato anche un architetto, oltre che un designer di ponti, tendenzialmente si è avvicinato in maniera quasi letteraria al gotico. Sul gotico chiaramente si può aprire tutto un discorso, ma tendenzialmente il gotico, come voi ben sapete, è stato il primo grande stile occidentale che ha individuato nella struttura la grande matrice dello spazio. Cioè, è stato il primo stile che ha diviso di più, in definitiva, la struttura dal componimento. Cosa, perché questa cosa? Si narra, sembra, io sono abbastanza d'accordo con l'idea di Semper, che poi le cattedrali gotiche venivano fatte dagli spaccapietra, che erano gli stessi che poi tagliavano il legno per fare le navi. Per cui questi maestri navali, di fatto, che venivano utilizzati nei cantieri, hanno importato la logica del cantiere navale all'interno della cattedrale gotica. E da là è nata questa ipotesi, sempre l'ipotesi di Semper, ma io sono abbastanza d'accordo su questo. Il gotico si fonde essenzialmente quindi su questa grande interpretazione della struttura che viene enfatizzata attraverso un meccanismo. Secondo me non è tanto quello della pirata, quanto quello dell'iterazione, del ritmo iterato. Cioè, Calatrava non fa né più né meno che un ritmo talmente serrato della sua struttura, tale che tu lo segui proprio dal punto di vista percettivo e a questa iterazione gli dà un movimento attraverso né più né meno che certamente piegature e distorsioni. Lavora molto sulla superficie rigata, per esempio, sapete che è la superficie rigata, cioè che uno ha una asta, né più né meno, in cui i lati, per esempio, uno è dritto e l'altro è curvo, quella è la superficie, viene a formare una superficie rigata. E lui lavora moltissimo su tutto ciò. Perché ha avuto successo poi? Perché ha incontrato gli anni 90. Se fosse stato uno degli ingegneri degli anni 70, insomma, non credo che avrebbe avuto grande successo. Nel senso che negli anni 90 c'è stata, dopo il postmoderno storicista, che è stato il primo stile liberatorio in definitiva rispetto alle coercizioni del costruire e del pensare l'architettura secondo dei canoni moderni ben precisi, c'è stato un momento in cui questa stile di archi e colonne e posticci non andava più di moda. Crollata immediatamente di sé per sé, già nell'85-86. A quel punto cosa è successo? Il modernismo, lo stile moderno, ha iniziato a mimare forme che non erano quelle edilizie, quelle zoomorfe, per esempio. E lo ha fatto sia in architettura che in ingegneria. L'ingegneria l'ha fatto sicuramente Calatrava. In architettura Frangelli l'ha fatto anche facendo però qualcosa di sottile. Frangelli, il pesce di Frangelli è qui, dice espressamente, ebreo, profonda cultura ebraica, il pesce è un simbolo fondamentale dell'ebraismo e viene riproposto svariate volte. Insomma, negli anni 90, all'inizio degli anni 90 e poi per tutti gli anni 90, ha avuto un grande successo questa architettura che rimandava a forme altre, biologiche molto spesso,
biologiche o zoomorfiche o biologiche. Quando è stato zoomorfo, ha avuto secondo me perché incontrava la struttura, è stata abbastanza una cosa plausibile. Quando invece dopo la biologia è stato un disastro, il block design, no? Che a un certo punto noi tutti saremmo tutti liberi e felici all'interno di una bolla, che è cosa che per fortuna non si avverrà, perché poi la resilienza che ha un'architettura a cambiare le sue connotazioni enormi, mentre l'architettura insomma, è resiliente, cioè meno male uno, anche se bene ha delle peculiarità, una stanza del genere, una stanza è rapportata, una stanza di 3.000 anni fa, no? Più nemmeno, la resilienza è enorme. Torniamo a Calatrava. Quindi gran parte del successo di Calatrava è che lui, la sua ricerca va a incontrare il gusto, no? Come al solito. Successo nelle forme si ha con la costante combinazione della capacità di portare avanti la propria ricerca e la capacità anche di incontrare il momento giusto in cui mettere a punto questa ricerca e comunicare questa ricerca. Chiaramente quando è uscito fuori dalla tratta, io lo ricordo perfettamente, alla metà degli anni 80, sembrava una cosa del tutto nuova. E aveva una capacità Calatrava all'epoca, non era ridondante. Calatrava esce fuori sostanzialmente con un'opera bellissima. Se vi capita andare a Zurigo, vedete ancora la sua opera giovanile che è il suo lavoro. Che è questa stazione metropolitana di Zurigo, che è una cosa molto complessa, perché lui non solo mette a punto la stazione, ma fa una serie di terrazzamenti su questa stazione e da una parte c'è la città, dall'altra c'è la rupe. In mezzo al basso, il sedime ferroviario, e lui si aggrappa con queste strutture sia alla città che a questa rete e lo fa con una grazia, una leggerezza totale. Inizia a lavorare all'epoca con delle strutture estremamente fini, e fino al punto che poi, per fine degli anni 90, per il concorso del Reichstag di Berlino, propone un leggerissima e filiforme, quasi filigranata struttura che nella sua ipotesi non era nient'altro che una cupola. Nemmeno perché ho fatto fossa a partire da quella volta che sarebbe venuta a salire sempre con questo concetto. A quel punto inizia a lavorare poi con Reinhard Grenner, ottimo architetto svizzero, e fa mette a punto un sistema per esempio di apertura di cantonali, nemmeno in edifici industriali, grandi aperture che che si apriva a soffietto, seguendo però non una linea retta, ma bensì una rigata anche quella. Di modo che quando questo elemento mi ha aperto, andava a descrivere un'elegantissima pensilina. Tutto ciò seduce, e seduce anche in termini abbastanza felici. A quel punto inizia la grande stagione dei ponti di Calatrava, un po' non corretti, ma molto eleganti. Come gli strali sono tenuti da questo grande pilastro che è inclinato a controbilanciare gli strali ed è evidente che non è uno schema statico canonico, anzi uno schema statico tendenzialmente sbagliato. Però tutti i ponti che Calatrava fa fino ai primi anni 90 a mio avviso sono anche perché non sono lì. Poi però per gli anni 90 e poi lui inizia a accentuare questa iterazione, a aumentare molto le sezioni. Cioè prende, inizia a configurare un gotico un po' ridondante, a dire il vero, anche perché inizia a essere chiamato un architetto. A Toronto fa una galleria che è un pezzo, più nemmeno di cattedrale gotica, è una cosa francamente da cristiano mi lascia un po' perplesso, che non deve utilizzare una forma canonica di spirituale che è un mondo, ma guarda i tempi si accetta, pure questo accettiamo. Poi inizia a fare una serie di altri oggetti edilizi, tra cui molti musei, e secondo me si muove un architetto di walking da uno, per esempio, dove c'è una struttura che si dovrebbe muovere, di fatto poi le strutture sono state fisse. E a Venezia però
fa un ponte, secondo me, non è abbastanza. Io sono stato sempre positivo nei confronti di questo ponte, ma esprimerò le mie ragioni in loco, perché a me francamente l'oggetto in sé mi interessa poco, non mi interessa il design, io insegno una scuola di design ma non odio gli oggetti, mi piacciono le relazioni che mi interessano tra di loro, e secondo me quell'oggetto là interessa una relazione interessante sul pezzo. Fa il suo dovere urbano, fa il suo dovere urbano. Ma mi piacerebbe parlare di queste cose là, però possiamo spiegare certi passaggi. Il ponte ha quasi 90 metri di lunghezza, ha una peculiarità che è questa. Cioè non si addossa sulle sponde, e questa è un'idea molto buona, rara da trovare, a 7 metri di altezza di freccia, al centro se non sbaglio 8,80 metri, è più largo al centro rispetto alla radice, questo per un problema tendenzialmente statico, cioè riesce a assorbire meglio con di forma, sua forma, le spinte orizzontali, che sono per le strutture le cose peggiori, come il terremoto è una giornata orizzontale, per cui di conseguenza sono delle spinte molto difficili da assorbire da parte delle strutture. Come vedete è ad arco, chiaramente, l'arco è innettato, che è una catenaria ribaltata, no? Deve prendere la sua collana, la lascia così, descrive un arco ed è questo, non è nient'altro che una catenaria ribaltata. Da un punto di vista statico, cosa succede? C'era un problema in questo, due problemi. Il primo problema è che ha un rapporto tra luce e freccia estremamente corto, quindi cosa vuol dire? Che le spinte laterali sono molto forti. E questo è molto difficile, facciamo dei grandi plinti, ci sono stati anche dei movimenti, anche dei problemi statici a riguardo. Ma questa è stata una scelta che si è voluta fare proprio da un punto di vista architettonico, secondo me è una scelta molto giusta. E comunque è stata una scelta estrema. Il secondo problema è che se prendete il ponte degli scalzi, no? Quello laggiù, che è stato fatto dagli austriaci? Gli austriaci avevano fatto, gli austriaci hanno grandi costruttori, avevano fatto prima un ponte in ferro, molto bello, elegantissimo, era una trave in ferro di Erender, molto semplice, che poi dopo è stato smontato e già dopo l'unità d'Italia si è fatto il ponte degli scalzi, che come vedete è un ponte a doppia curvatura, cioè nel senso che un conto è il ponte vero e proprio, un conto è invece il calpestio in cui tu. Cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che coloro i quali hanno pensato quel ponte, bene, è un bel ponte, elegante, anonimo ma elegante, avevano capito perfettamente che se avessero seguito la curvatura della statica sarebbe stato impossibile da attraversare a piedi. E che il problema che si è trovato qua in Calatrava, no? Cioè nel senso che Calatrava ha voluto far coincidere i due piani, le due curvature in un'unica curvatura, di modo da abbassare il più possibile l'impalcato, ma più che altro alleggerirlo per le spinte laterali. E qual è stata l'inconveniente? Che c'è un rapporto di salita che è del tutto sconveniente, no? Come vediamo, che è un problema non da poco. D'altro canto però questo tipo di curvatura è una curvatura poi che ha una sua storia in definitiva a Venezia. Fu fatto nel 1185 un famoso concorso per il nuovo ponte dell'Accademia, in cui si pensava in maniera del tutto inopportuna di smantellare l'esistente ponte dell'Accademia, che è elegantissimo, mi piace enormemente, che è dello stesso ingegnere Miozzi che ha fatto questo edificio qua, di smontarlo e fare un nuovo ponte. Vinsero due progetti, quello di
Francesco Scellini proponeva una curvatura molto schiacciata come questa e aveva un'idea abbastanza intelligente, che era quella, l'intradosso, cioè la parte inferiore, di fare né più né meno una nervatura che era simile al cassonettonato del Pantheon, e anche la stessa forma del ponte di Scellini in pianta era ogiva come questo ponte qua, e al centro aveva persino un grande buco che riproponeva il Pantheon. Era l'epoca postmoderna, ma era un bellissimo ponte ed era estremamente impalcato, era estremamente fine, era forse impossibile da fare. Calatrava ci è riuscito a fare questa cosa qua, ripeto, perché ha fatto coincidere le due curvature e anche ha fatto questo schema strutturale abbastanza semplice, non difficile, nel senso che ci sono due puntoni, come potete vedere, una spina centrale e poi delle ali laterali. Cosa siamo di fronte? Siamo di fronte a una spina dorsale fossilizzata, no? Anche qua il movimento fossilizzato. Ma attenzione, questa idea della struttura come movimento fossilizzato non è del signor Calatrava, grande ingegnere, ma di noi italiani. Ovvero c'è stato Riccardo Morandi che già negli anni 50 iniziava a lavorare su questa idea di statica che bene o male alludesse a una dinamicità, come un movimento raggelato. Bruno Zai, parlando dell'opera di Morandi, parlava del movimento raggelato, e forse l'inizio pure di questa ridondanza statica, che poi alla fine gli dà una grande forza plastica a questa architettura, nasce proprio da Morandi. Vorrei fare un inciso su quella che è stata la grande scuola degli architetti e degli ingegneri italiani strutturali. Fino ai primi anni 60 l'ingegneria italiana strutturale era il massimo che c'era al mondo, specialmente per quanto riguarda il precompresso e il cemento armato. Ahimè, poi tendenzialmente, anche per merito di Calatrava, si è scelto un altro tipo di materiale, tendenzialmente l'acciaio, per cui la scuola italiana è un po' scesa e non di poco. Ma là la cosa incredibile è che noi siamo stati i primi a fare, per esempio, delle leggi che liberalizzavano degli schemi strutturali e delle tecnologie come il precompresso, che invece negli altri paesi erano vietate. Poi, per dire altro, il ponte è costato su per giù 5 milioni di euro, ma di finire è costato di più. È stato, ha avuto una lunga gestazione, nel senso che poi la base non nasce bene, diciamoci la verità, siamo sotto un ponte, lo possiamo dire, no? Nasce nel 1994, c'è la nuova legge sugli appalti in Italia, in cui tutti gli appalti a 100.000 euro in su devono andare a concorso. Questo ponte non è andato a concorso, è stato trovato un... perché poi in definitiva il progetto è stato regalato da Calatrava. Questo però ha generato all'inizio già delle tensioni abbastanza gravi. E l'altro problema grave è stata con l'impresa in costruzione, nel senso che gli appalti in Italia vengono ancora dati per opere così complesse al massimo ribasso, no? Cioè voi fareste ristrutturare casa vostra, l'impresa che fa il massimo ribasso, ci starei attento, no? Neanche una media ponderata. Cosa è successo? Un gruppo di imprese ha preso l'appalto e chiaramente poi si è ritrovato in una situazione abbastanza complessa, e questo ha generato una serie di problemi tali che tra il primo progetto del 1996 e poi l'apertura del ponte nel 2008 sono passati ben 12 anni. Però perché per me questo ponte è un ponte che ha... è parte della città, e francamente dire di un'opera che ha meno di 10 anni che è diventata parte della città è un gran complimento, per una serie di ragioni. La prima ragione è per una serie di relazioni con quelle che venivano a chiamare le preesistenze ambientali, ovvero, come vedete, se voi eliminate Venezia dalla vostra vista, di fronte a voi avete sì un'edilizia ibrida, di fatto, in cui quel fabbricato là, per esempio, molto bello, elegante, in stile un po' austriaco, è degli anni 20 di fatto, ed era abbandonato, chi conosce Venezia se lo ricorda, abbandonato,
Piazzale Roma è stato sempre un posto abbastanza strano, Miozzi l'ha pensato in questa maniera e pensava già a un ponte, pensava già di collegare le due sponde, cioè era una sua idea, cioè il progetto non è Ponte Calatrava, non nasce così. Nasce attraverso un'intuizione di Miozzi che era giusta, quella di unire in definitiva i due poli di accesso alla città in maniera tale di creare un asse. Devo dire che poi la rivalutazione in definitiva dei porticati all'interno della struttura, che con una certa discrezione poi è riuscita a ricoperare con il commerciale una parte della città, per esempio l'altra parte dell'anno, era sconosciuta la città quella. Bene, il ponte è stato l'elemento detonatore di questo sviluppo, di questo asse qua della città che a mio avviso è più che rispettato. Però la cosa importante, al di là del funzionalismo, è un discorso proprio sull'oggetto ponte, che ha un valore simbolico strepitoso, cioè in un mondo che ha distrutto qualunque forma, ahimè, di trascendenza e di simbolismo, il ponte comunica qualcosa che noi non riusciamo completamente ad afferrare, un oggetto che è familiare e misterioso allo stesso tempo. Chi scriveva queste cose era Heidegger, Martin Heidegger, uno dei più grandi filosofi del Novecento, il quale lui diceva che i ponti fanno apparire luoghi, e per certi versi è vero, per certi versi è vero, e ha scritto le pagine strepitose proprio sul ponte. Chiaramente qua a Venezia non c'era bisogno di fare apparire l'uomo, il luogo già c'è, però il potere attrattivo dell'oggetto architettonico ponte è un potere attrattivo che va al di là poi di qualunque previsione. Io per esempio abito a Roma, in una parte a Flaminio, villaggio olimpico, dove hanno costruito un ponte molto più banale rispetto a questo, di fronte a poi degli edifici di Moretti. Questo ponte, tra le altre cose, è sbagliato, uno scandalo che qua a Venezia avrebbero dato fuoco almeno a 623 persone minimo, l'avevano pensato per farlo carrabile, però non girano le macchine, è impossibile farli girare su due. Per cui si ritrova con questo grande ponte, che è una piazza, pezzi di fatto, sul Tevere, pensato carrabile, però che di fatto non lo è, bene, in 2-3 anni il ponte è vissuto in una, e non porta da nessuna parte il ponte alla Mosca, ma è diventato il punto di ritrovo di una notevole quantità di persone. Persino la sera ci vanno a fare Qigong, tutti insieme la mattina, yoga, ci vanno i ragazzi a utilizzare droghe leggere, ci passano in bicicletta e guardo i ragazzi. Insomma, il ponte di sé per sé ha questa capacità simbolica di evento per la città, che è essenziale. Le polemiche poi che ci sono state, certamente, non ci si cammina bene, lo sappiamo, non stava a dire, no? È stata una forzatura troppo forte. Direi che pure l'idea di fare questa, la pavimentazione in questo vetro, che poi non è trasparente, mi sembra non particolarmente riuscita. La gaffe nei confronti della dittatura del politicamente corretto degli handicappati è un'altra gaffe che si poteva evitare, però mi sembra che poi nell'economia generale della città è stato un pezzo importante della città, e si può dire di tutto. Io sono tendenzialmente contro gli interventi di edilizia moderna e di architettura moderna all'interno dei comparti storici, sono tendenzialmente per congelarli così come sono, ma Venezia dell'architettura moderna ha avuto molto qua, ha avuto molto alla Punta della Lugana. Possiamo anche criticare il tutto, ma tutti gli interventi sulla Giudecca, persino gli interventi di Cappai e Mainardis e poi di Cappai di Segantini qua del Tribunale, insomma, in un'ottica, concedetemelo, un po' più meno sul pezzo e più vedendo proprio la città nel suo sviluppo, questi pezzi sono stati assorbiti molto bene dalla città, e mi sembra che è uscita fuori pure da quell'ottica. Voi sapete che a Venezia sia Wright che Le Corbusier sia Kahn, cioè i tre grandi architetti
del Novecento hanno fatto tre progetti, quello di Wright francamente non particolarmente bello, ma quello di Le Corbusier per l'ospedale particolarmente potente, e quello di Cannes era strepitoso, il centro congressi, e alla fine per tre ragioni diverse, dovute più che altro sia per Le Corbusier che per Cannes alla morte degli architetti, non si è potuto fare. Dire che a un certo punto i centri storici devono essere teatro dell'architettura moderna, beh, io tendenzialmente sono scettico al riguardo, ma anche perché in definitiva le città hanno bisogno di vuoti, specialmente le città italiane, quindi l'occasione che si ha di avere dei vuoti non deve essere persa, mi sembra del tutto non adeguato, aver pensato di aver fatto un intervento qua di battuta al ponte stesso. Domande di qualunque genere e tipo? Che tipo di vita genera il ponte in apertura? Il rapporto, se non sbaglio, tra la lunghezza e la cosa, è un 17° qua, che è altissimo. Ah sì, certo di tonnellate. Il ponte pesa 1000 tonnellate, se non sbaglio, adesso non mi ricordo specificamente, ma la spinta era notevolissima. Sì, sì, anche perché hanno consolidato tutte le fondazioni notevolmente prima della realizzazione. Sì, ma non è bastato, il ponte si è mosso, ma si è mosso anche il ponte di Foster a Londra, stiamo parlando di strutture portate. Sembra comunque che, ripeto, la storia dei ponti di questa città è una storia bella, si potrebbe, no? Nel senso che sia Rialto, voi sapete che Rialto pure è stato frutto di un concorso, no? Un famoso concorso, e c'è pure una leggenda su questo concorso, però non vorrei scivolare, c'è tutta una storia un po' piccante che voi forse sapete, riguardo, no? Della cosa, che la formella, insomma, però Rialto è una mega struttura, un salto. Noi siamo abituati a vedere in definitiva le città medievali con questi inneschi rinascimentali che in definitiva sono delle mega strutture, ma non erano così. Cioè, faccio l'esempio spesse volte, uno vede la Giudecca e elimina dalla Giudecca le tre grandi fabbriche palladiane, hai una città medio piccola umbra del 1100. Eh? Il salto di scala e anche la rottura indotta da Palladio, che era un genio, nei confronti del contesto, è stata violentissima, di una violenza adesso che sarebbe intollerabile. Eh? Però noi ormai siamo abituati a vedere cose che in loro natura sono completamente diverse sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista morfologico, sotto il punto di vista materiale, sotto il punto di vista dimensionale, come un insieme uno. E questa è la capacità della città, che è molto più intelligente rispetto alla nostra percezione. Mi è successo ultimamente a Roma, in cui un certo architetto che viene preso in giro anche da Crozza ha donato alla città una escrescenza tumorale al centro a Via del Corso proprio, no? Io passando la bicicletta ho visto quella roba là, una cosa che se io vedessi in una mia RX scriverei subito il mio testamento. Bene, ero nero di questo, nero, cioè, mi toccano la mia città, in quella maniera così volgare. La capacità delle città di assorbire e metabolizzare, specialmente Roma, che ha metabolizzato i suoi abitanti per il massimo, no? Di metabolizzare le forme, è incredibile, sono organismi le città. Sono organismi adattativi. Allora, io stesso mi trovo molte volte in una difficoltà, perché da un lato sono per la preservazione, dall'altro mi piace questo mistero adattativo delle città. Ripeto, si possono fare molte critiche a questo ponte, ma è un pezzo sicuramente della città. Mi piacerebbe sentire la parte vostra delle critiche. Palladiano,
andata bene perché era parlato, la domanda, l'osservazione è chiaro che aveva una necessità, sono state degli momenti di grande importanza, non si lascia ammalato, ma se fosse stato, diciamo, un cimitare di geometri di cui non bisogna di fare una meglio struttura, una meglio. Cioè, la capacità di metabolizzazione di cui stiamo parlando è rilevante rispetto al corpo sì. Di periferie delle città, certo, certo, questa cosa qua è chiaro, adesso magari non lo percepiamo giustamente, come un'operazione. Ma questo è molto giusto quello che tu dici. Bruno Zero diceva infatti, riprendendo poi l'idea chiaramente da Benedetto Croce, però c'è una distinzione tra prosa e poesia, no? E la poneva come metafora di tutte le forme. E ha ragione, cioè chi non sa far poesia faccia almeno una buona prosa. La poesia è qualcosa di insondabile, una buona prosa si può organizzare, è mestiere, la poesia non è mestiere, è una quota parte anche là di mestiere. Allora, questa ipotesi qua, questo doppio binario, ci vuole una gran coscienza, non solo estetica, anche morale, che mi sembra che è un po' latitante, ma non solo per quanto riguarda il latitante, è latitante in assoluto. Abbiamo un intervento per l'altro, sì, criticabile, ma pensato, sì, sono d'accordo. Però c'è anche a dire il fatto, torniamo a un problema essenziale, che è quello del decoro urbano, punto essenziale cittadino. È talmente importante che nessuno ne parla, come in una famiglia. La cosa più importante è il decoro, però è talmente essenziale che nessuno ne parla, perché se ne parli già lo inquini, cioè si sta a tavola in determinata maniera, non si può scrivere in quella maniera, o si vive in quella maniera, oppure là è la porta, si dice al tavolo, no? Ed era giusto. Allora, quello che tu intuisci è proprio il punto, è quello del decoro. Il decoro in una società liberale, libera, è abbastanza complessa come cosa, perché o fai una commissione d'ornato che ti dice, ti canonizza il decoro attraverso delle determinate formule, o attraverso, come dire, o aristoi, un'aristocrazia che decide ciò che è giusto o non è giusto, oppure dovrebbe essere una cosa condivisa un po' da tutti e dal basso. Questo è un problema molto grave. Io penso, per esempio, che la liberalizzazione dei linguaggi, che è successa questa architettura totalmente libera di poter esprimere qualunque cosa negli anni 90, è stata disastrosa dal punto di vista del decoro. Perché a un certo punto, se tu poni come paradigma fondamentale dell'architettura la comunicazione e non il decoro, è chiaro che cambia tutto. Sì, te lo ritrovi nel magazine alla moda, è pure divertente andarlo a vedere, ma il rischio e che il magazine poi va in mano e poi diventa e si perde il concetto di decoro. Ecco, nelle diversità di stili, nelle diversità di approcci, nelle diversità, penso che tutti gli architetti che hanno lavorato a Venezia hanno mantenuto un grande decoro. Questa è la resilienza della città, la sua aura, è come sedersi in una tavola in cui uno respira un alto decoro, senso del decoro, e chiaramente ti aggredi a questo senso del decoro. Ripeto, io non amo Calatrava, lo trovo noioso, ridondante e anche un po' kitsch. Invece qua a Venezia ha fatto un'opera che non amo particolarmente, ma che rispetto e che penso alla città ne ha goduto, non di poco. Di decoro non riesco a capire come non abbia trovato una soluzione geniale proprio per la tua parte. Sono d'accordo. Perché in una città come questa, un primo pensiero era proprio. Sono d'accordo. È al di là della gaffa. Secondo me la città ha fatto bene il puntarsi. Sì. Ha chiesto quello proprio. Sì. Ma perché proprio anche che sei colpato. Ma secondo me quello proprio pure. Nel senso che le grandi opere di architettura sanno tenere botta lo proprio, eh?
cioè l'architettura deve essere roba viva, non è una scultura, non è una... non possiamo pensare a delle città musei intaccate. Quello proprio ci viene a raccontare pure di certi errori, ci viene a raccontare Roma, per esempio. Io adoro Roma perché è una sequenza infinita di 3.000 anni di errori, senza una regola, di errori. Però questa incredibile capacità di errore della città di metabolizzare l'errore ha decretato una città che a me ancora mi emoziona in una maniera con dei trasporti erotici, eh? Però è perché l'intelligenza degli edifici e delle strutture urbane è molto più profonda di noi, e l'aveva capito Freud. Nel disagio della civiltà, Freud fa parla del Pantheon. E lui dice, il Pantheon è un capolavoro, perché è l'inconscio. Se voi leggete l'epigrafe del Pantheon, cioè Venenus Agrippacecit, non l'ha fatto Venenus scritto, no? L'ha fatto Adriano. Cosa ha fatto Adriano? Adriano ha distrutto il tempio di Agrippa, ha preso l'epigrafe di Agrippa, perché per gli antichi il peccato di tracotanza, iupis, era la cosa peggiore, eh? Ciò che è ostentato all'epoca era peccato, oggi è ostentato, e mette questa vecchia epigrafe sul nuovo. E da là poi Freud racconta, ricosce così. È una sovrapposizione qui, da fuori pare tutt'uno, ma se entri dentro è un racconto interminabile, è un frattale di racconti, e Roma è un frattale di racconti. Ogni... al limite Venezia è una città molto più coesa rispetto a una città come Roma, però la città per vivere ha bisogno anche dei suoi errori. Questo non giustifica, però imbalsamare la città è un errore. Io reputo che chi ha voluto fermamente questo ponte, questo Cacciari di fatto, abbia donato alla città qualcosa di importante, nonostante le mie critiche nei confronti, che posso avere nei confronti di Cacciari, ma ha avuto il coraggio di ipotizzare una vita ulteriore alla città. Cioè, questa scena che noi abbiamo adesso di fronte, a prescindere dall'oggetto, chi se ne frega del design, sono, gli oggetti di design sono duraccioli che stanno nell'acqua, gli oggetti della città invece sono oggetti. Allora, nel valutare l'architettura bisogna ogni tanto dimenticarsi l'oggetto e vedere ciò che l'oggetto ha indotto. Mi sembra che qua è stato positivo. Lui era cosciente personalmente che... No, lo era Miozzi. Sì. No, era... Scusi, no, questa è una bella cosa che volevo sentire, ma volevo dire un'altra cosa. Lui era cosciente che si sarebbe camminato male sul ponte, sì. Sapeva che il rapporto alzate pedate... Sì. Ah, e non ha cercato una soluzione? Ma certo, non lo sapevo. La soluzione, ripeto, era quella di fare una doppia curvatura come gli stavi. Saltava completamente il design. Cioè lui lo sapeva, con tutto ciò non mi interessa. Ma guarda, là in definitiva la progettazione architettonica è come la politica. Tu sei cosciente con la geopolitica. Attacco la Polonia, sei cosciente di quello che può succedere? Lo fai. Sono come dire, prendi delle scelte. Non puoi avere un'opera che mette tutto. Non la puoi avere. L'opera che mette tutto bene insieme è un'opera smooth, tendenzialmente. Intendiamoci, non è che giustifico l'errore, non lo giusto, ma ha una strada giusta. Assolutamente era, chiaramente, la prima cosa che vedi, 2A più B uguale a 63, una formuletta banalissima. È una formuletta banalissima. Però c'è anche a dire il fatto, scusi, no, c'è anche a dire il fatto che l'impatto ambientale di un ponte a doppia curvatura sarebbe stato un impalcato sarebbe stato tutta un'altra cosa. E c'è da dire anche un'altra cosa, che a lui gli serviva una leggerezza estrema, perché l'unica cosa a cui tu puoi contrastare le spinte è la leggerezza.
l'unica cosa a cui tu puoi lavorare, allora a quel punto prende e fai coincidere il impalcato. Ma quello che dispiace, è vero l'alzata, la pedata, ma le superfici in vetro. Quello è proprio un errore. In inverno, quando piove, la sera, cioè tutti camminano al centro, è un ponte larghissimo e lo usi solo per la parte centrale. Ci sono degli errori evitabili. Quello è una cosa, cioè. Ci sono degli errori. Cambio il mio modo di camminare, ok, ma lì non ci posso camminare perché scivolo. Si possono, comunque si possono correggere, se lo fanno tutto continuo, se gli mettono le cose d'alluminio. Ma il problema, ecco, la cosa è questa cosa qua, in definitiva, è un problema di carattere filosofico, concedetemi, ma non di filosofia, pratica. È chiaro che ragioniamo per assurdo. Se avessi riproposto una forma, tipo il ponte degli scherzi, no? Che è un ponte, ripeto, giù il cappello, chapeau, elegante, ha una sua logica, una sua... Qua, chiaro avrei... Qua è un oggetto di design, cioè va contro, in quota parte, opera una torsione rispetto agli elementi portandoli un po' all'estremo. È chiaro che c'è un prezzo, cioè costruire correttamente vuol dire trovare né più né meno delle tipologie, delle morfologie adeguate, per cui ci mettiamo tutti d'accordo con quello che è il ponte ideale e poi clonarlo. Questo è chiaro. Questo è il punto, questo è il punto. Però forse noi viviamo tutti in questo... La confusione tra design e architettura è nostra. È degli anni 90. È molto, molto contemporanea, la circoscrivi addirittura a un decennio. Beh, adesso già è cambiato molto. Questa confusione però è stata una confusione che ha comportato... E tu non insegni in una facoltà di design. Ma io insegno, io non odio il design, pure. Sono, ma figurati, ma non l'ho detto, sono molto critico anche nei confronti. No, che sei prima c'è stato questo lapsus che sei presentato come un docente del. Io insegno anche la gente, certo. Ma tu scusa. Ma io ai miei studenti degli altri mi fanno vedere un oggetto, per me non capisco l'idea perché devo ogni volta inventare un nuovo cavatappi. Per me è follia. Non sono per. Però attenzione, questa è la mia indole. Sono un crociano, conservatore, figurati. Però la città è più intelligente rispetto alle mie idee. Questo lo devo ammettere. Cioè io molte volte mi sento un idiota nel giudizio della città. Su questo ponte qua, che all'inizio ero molto scettico, mi irritavano enormemente certe cose e poi non ci vuole molto. Adesso è un po' la città che amo. L'altra volta mi sono messo là a lavorare. Godevo di un posto che non conoscevo. Non è stato intelligente. È stato intelligente. La città ne ha guadagnato. Le città sono più intelligenti del nostro giudizio esterno. Questo non vuol dire che il nostro giudizio esterno non deve essere fatto. Però è molto importante vedere l'ambientazione dell'opera, sia fisica che storica. Le città sono fatte dei nostri errori. Né più né meno, come la nostra vita, cioè voglio dire, io amo l'architettura perché è come il mio inconscio, come la mia vita, cioè una sommatoria di errori che mi porta a essere così adesso. In questa pietas, oserei dire, un po' in termini latini, va vista la città. Questo non vuol dire che a un certo punto viene fatto qualcosa di... Quella chiesa là, no? Che amava molto Aldo Rossi, no? Non è un capolavoro dell'architettura neoclassica, anzi. È di una veramente sgraziata, tutte le volte, cioè è un po' goffa, sgraziata, non riesce, non capisce neanche lei che è, no? Ma è un oggetto che io ho iniziato a amare enormemente, enormemente, cioè quei suoi difetti, quella sua, quel protiro così, non si capisce se vuole andare avanti o indietro, è tutta indecisa in quella, no? È l'opera più indecisa che è di questa città, opera neoclassica, no? Però fa parte del tessuto di questa città. Ecco, è come sul giudizio sulle persone, no? È come leggere Balzac, no? Balzac cesellava
i personaggi, li rendeva a un certo punto, attraverso le pagine, li rendeva anche Proust, talmente stratificati che tu hai difficoltà a darli di tranchant, cioè tu inizi a leggere Balzac e dici vabbè, quella persona è così, poi dopo 40 pagine inizia e così è un po' anche le città, Proust per esempio la distinzione della città è così, ha una acribia, un'attenzione della... anche Savigny ha scritto un bellissimo libro, Ascolto il tuo cuore città, parla di questa difficoltà di... c'è un fatto però ideologico, l'oggetto di architettura e l'oggetto di design, quello che tu dici è benissimo. Durante gli anni 90 c'è stata persino una teoria, io so, vivevo in Inghilterra all'epoca, agghiacciante, orrenda, l'orrore, no? Che dicevano che le forme potevano essere autogenetiche, self-genetiche, cioè si potessero come formare da loro stesse, no? Che è un po' l'idea poi dei frontali, delle cose. Per me questa cosa qua è qualcosa di terribile, cioè io sono dell'idea mia, personale, che la bellezza dell'architettura è che deve, è costretta a lavorare con elementi anonimi e giornati. Non puoi inventare gli elementi, puoi inventare i pilastri, le travi. Io amo molto gli architetti che utilizzano gli elementi quasi da catalogo, cioè un genio, si chiama Mies van den Hoek, che a un certo punto con le putrelle che trovavi nell'industria americana ha fatto dei tempi. Per me quello è un genio. Che adesso mi deve inventare una forma che è quello, quello e quell'altra, ma insomma francamente scivoli nel design. Scivoli nel design. L'architettura è qualcosa di più raffinato, perché lavora con l'anonimia. Cioè, questo edificio qua di fronte non è un capolavoro dell'architettura, no? Potrei dire che... però è un edificio con una sua rispettabilità, un senso del decoro, un suo impianto urbano, cioè tutte le volte che passo e vedo quel corpo in oggetto col porticato che ci passi, c'è una sua intelligenza, un'intelligenza anonima che non è che noti quasi, no? Che passi poi dentro, è durato anche abbastanza. Parlo di un edificio non particolarmente bello vicino al Brutto. Questo prodotto del design comunque è un fatto fondamentale, assolutamente fondamentale, è una cosa più raffinata. La cosa che mi sta più antipatica di questo volume, dici il tuo jacuzzi. In realtà la città assorbe tutto, quindi noi l'abbiamo battezzato con il nome dell'architetto. Sì, l'eponimo è... d'altro canto... E si è radicato a... Sì, ma questo però è anche umano. Il potere che aveva Bernini col Papa, cioè passavano i papi, rimaneva, trattava, dava del frocetto al sole Bernini, cioè era Bernini una potenza, uno ha sempre un'idea un po' romantica poi degli artisti del passato, erano gente potentissima, Rembrandt fino a che non è caduta in disgrazia era un uomo potente, o forse Bernini è un esempio un po' lo stesso parlato, era un uomo potente. Bene, Tiziano era più importante di loro. La prova per questa città era uno scontro, è stato accolto, criticato e poi accolto in una maniera secondaria. Vabbè, ma quella è la vanitas qui. Noi abbiamo dato. Sì, c'è anche da dire il fatto che poi il non si può fare del protezionismo forse delle idee, no? Cioè, io non sono in grado di, cioè nel c'è stato un momento, per chi non lo sa. No, ma è ancora una volta quel problema del design, secondo me. Come compriamo l'oggetto di Stark, ed è l'oggetto di Stark, così abbiamo in qualche modo accettato questa idea del ponte come oggetto di contatto. Sono d'accordo su questa cosa qua, ma ripeto, è una cosa molto legata poi a un determinato periodo storico. Io penso che per esempio adesso con la crisi, cioè, qual è l'ideologia di questo oggetto? È che ha risorse infinite, no? È come se Calatrava avesse assets
obbligazioni, azioni, tutte le cose possibili al mondo e te le sbatte là di fronte. Bene, un oggetto così ha risorse infinite, adesso non è più neanche più accettabile. E forse questo è un paio, non è proprio l'esempio perfetto, esiste un'altra opera di Calatrava che al limite del kitsch proprio. Questo formalismo così esasperato, di fatto vicino al design, penso che la crisi lo sta, l'ha già portato via, cioè questa crisi di fatto è come, faccio sempre l'esempio dell'Art Nouveau, no? Fino al 1914, 100 anni fa, tutto era Art Nouveau, no? Qualunque cosa, anche la sua bottoniera non ha colpo di frusta. Nel 1918, 4 anni dopo, l'Art Nouveau non esisteva più, ma proprio più, zero, scomparso dalla faccia della terra. Cioè la guerra ha portato il gusto, cambia. La percezione estetica, che è la cosa più importante per me dell'uomo, cambia attraverso degli eventi traumatici. Questa crisi è un evento forte, forse non traumatico come la guerra, e sta riscrivendo anche la nostra sensibilità estetica. Rivedendo quella diapositiva di Frangeli, che io non ho proprio più. Siamo alla ricerca tutti di una maggiore frugalità, di una maggiore, cioè che la risorsa e l'oggetto abbiano una relazione, se non altro, non dico frugalità, ma almeno che ci sia una relazione tra questi.